Sono attese 800 presenze per la Del Monte Junior League, il trofeo giovanile di pallavolo che metterà in mostra i protagonisti dei massimi campionati. La 29esima edizione dell'evento è organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la FIPAV, la società Virtus Fano e il Comune di Fano, che ospiterà la fase finale della competizione in programma da giovedì 9 a sabato 11 giugno. Dopo 2 anni torna questo importante evento, tra l'altro ha detto che dalla finale nascono anche i campioni del futuro. Sì, finalmente torna l'attività giovanile, nel senso che torna una finale, perché l'attività giovanile è sempre stata svolta da tutti i club. Noi siamo la Lega Pallavolo Serie A, il consorzio di tutti i club di Serie A, che sono più di 50 tra Superlega, Serie 2 e Serie 3, e finalmente ritorniamo a Fano con grande entusiasmo, con Virtus Fano, la società locale che ci accompagna in questo percorso, in questa organizzazione, e saranno veramente 3 giornate intensi di pallavolo under 20, giocata ai massimi livelli, e da queste partite si vedranno i campioni che poi calcheranno i palcoscenici più importanti. Saranno 2 gli impianti in cui si svolgeranno le gare, il Palasport Allend di Fano e la palestra comunale di Lucrezia di Cartoceto. 8 invece le formazioni, tra cui proprio la Virtus Fano, che si contenderanno il trofeo e che saranno divise in 2 gironi che decideranno l'accesso alle semifinali, in programma venerdì alle 18:30. Sabato invece si giocheranno le 4 partite dalle quali verrà stabilita la classifica finale. C'è anche la Virtus, è una grandissima opportunità per i nostri giovani per confrontarsi con squadre importantissime, con squadre di Superlega, ed è un momento di crescita per tutti naturalmente. L'obiettivo è fare bene, è fare il massimo, è chiaro che la competizione è altissima, il fatto di esserci per noi è già fondamentale, e il fatto di esserci e di giocare in casa questo grande evento è motivo di enorme soddisfazione. La Lega Pallavolo Serie A, attraverso la sua pagina Facebook, aggiornerà giorno per giorno l'andamento delle gare, che saranno visibili anche in streaming sul canale YouTube di Lega Volley. Assessore, ancora una volta lo sport è protagonista. Assolutamente sì, protagonista. Fano si candida ad essere un centro italiano sportivo nazionale di pallavolo giovanile, proprio perché non è la prima volta che ospitiamo proprio degli eventi nazionali dove vengono nominati dei campioni italiani. Sabato ci sarà la finalissima alle 16:30 al Palazzetto dello Sport. Sarà un momento molto importante perché 8 formazioni, di cui 5 della Lega Pro, si candideranno proprio per conquistare questo titolo. A livello sportivo, che dire, siamo veramente soddisfatti perché abbiamo una società virtuosa, in questo caso ripeto la Virtus, che si prodiga ogni volta ad ospitare questo tipo di eccellenze. Lo sport è un volano straordinario che fa star bene tutti, e veramente tornare a svolgere per gli under 20 una iniziativa così importante per noi è il massimo.